Dopo il 2016 la Formula 1 ritorna in Germania all'Hockenheimring, un circuito dove è molto importante sia la trazione in uscita dalle curve lente e anche l'aerodinamica nelle curve medio-veloci. Per l'occasione scendiamo in pista con la Red Bull di Verstappen e Ricciardo e iniziamo il giro. Arriviamo a curva 1 col DRS aperto, per affrontare al meglio lo chiudiamo e teniamo la settima marcia. Tagliamo molto all'interno della curva per non rischiare di andare larghi in uscita. Si frena poco dopo i 100 metri e scaliamo da ottava a terza marcia. Qui ci teniamo al centro del circuito. E dopo curva 4 è tutto in accelerazione fino alla fine del rettilineo. Apriamo il DRS e qua raggiungeremo la velocità massima di tutto il tracciato, di circa 335 km/h. Stacchiamo poco prima dei 100 metri e passiamo dall'ottava alla seconda marcia per affrontare curva 6, una curva molto stretta verso destra. Uscita sfruttiamo tutta la pista, qui è importante avere un'ottima trazione. Affrontiamo tranquillamente in pieno curva 7 a circa 280 km/h. Qua freniamo a circa 70 metri e passiamo dalla settima alla terza marcia. Affrontiamo la curva sinistra molto interni e da qua fino a curva 12 sarà tutto in pieno. Per affrontare curva 12 alleggeriamo leggermente il gas e scaliamo in sesta marcia, facendo attenzione a non usare troppo pista in uscita. Freniamo a 50 metri e scaliamo in terza marcia. Queste curve le affrontiamo tutte in pieno fino ad arrivare a curva 16, la penultima. Scaliamo in quarta marcia e andiamo in accelerazione fino all'ultima curva. A questo punto riapriamo il DRS e ripassiamo sul rettilineo del traguardo. Il giro è finito e auguro a tutti buona gara. Come al solito ci vediamo settimana prossima per il Gran Premio d'Ungheria.